Lui è presidente della Società Italiana Liberi Professionisti ed è, secondo me, forse è una delle poche persone apprezzabili, soprattutto perché è un libero professionista. Perché da libero professionista è un uomo di ricerca e questo non è normale, è una cosa molto speciale, secondo me. È difficile fare ricerca quando si è liberi professionisti. E lui invece è un uomo di ricerca ed è anche libero professionista. Ci porta questa novità sui potenziali vestibolari miogenici oculari e ripeto che credo che siano forse una delle novità più importanti degli ultimi anni, anche perché apre un nuovo mondo sullo studio utricolare che ancora per noi è un po' sconosciuto, è difficile da studiare. Una nota, una breve diciamo, precisazione sul calendario dei seminari. Il seminario di maggio del professor Mira non sarà più l'8 maggio, il 9 maggio quando è stato, ma sarà il 29, perché lui in quel momento sarà a Barcellona, perché gli è stata richiesta, diciamo, una lezione magistrale vista la sua altissima professionalità, e quindi mi ha chiesto di spostare il seminario 29. Io sono ben felice che l'Italia sia presente all'estero, no? È sempre stata presente all'estero, però in questo modo è ancora meglio. Bene, vi lascio a Leonardo, ringraziandolo ancora una volta. Grazie prima di tutto a Giampiero Neri per il suo invito e per le splendide parole che ha usato nei miei confronti. Sono molto contento di essere qui, ma grazie soprattutto oltre che per le parole, per la splendida serata di ieri sera assieme a tua moglie Raffaella e al tuo carissimo Carlo. E la loro splendida ospitalità mi dà l'occasione per portare anche i saluti a tutti voi di un mio caro amico, che è questo qui, che è Ian Curtois, col quale siamo sentiti ieri mattina e mi ha detto di trasferirvi i suoi più cari saluti dall'Australia, perché 2 anni fa, vi racconto brevemente un aneddoto, così entriamo nella nostra chiacchierata quotidiana. 2 anni fa, a margine di una splendida sessione della Barani Congress, io avevo portato un lavoro sul test vibratorio e avevo portato un poster oltre al lavoro, e in questo poster io parlavo della vibrazione e l'applicazione dello stimolo vibratorio in due condizioni particolarissime della patologia dell'orecchio interno. Queste due applicazioni sono correlate con lo studio della deiscenza del canale semicircolare superiore e con lo studio dell'otosclerosi, quindi due condizioni diametralmente opposte. E quando la mattina lì a Kyoto aprirono la sessione per poster, per spiegare quelle che erano le nostre ricerche, erano le 8:30, io ero lì fianco al mio poster. E 2 anni compare questa persona. Voi immaginatevi, mi ha preso un colpo. È stata la prima persona a entrare nella sala, la prima persona si dirige verso di me. Divento gelato, completamente gelato. Legge tutto il poster. Dopo aver letto il poster, mi fa i complimenti e dice: tra mezz'ora ti aspetto in aula magna, siediti davanti a tutti, perché avrai probabilmente l'occasione che ti cambierà la vita. Io non capisco che cosa mi sta dicendo, e dopo un'ora mi siedo davanti a tutti, lui parla e parla di una eccezionale scoperta fatta sul Guinea Pig, sul porcellino d'India. Vedrete tra poco a che cosa mi riferisco. Lui seguiva quello che io stavo facendo in Italia senza che io lo sapessi da qualche tempo, e però dovevamo cambiare la vibrazione. Quei 7 millisecondi di cui sentirete parlare oggi hanno cambiato la mia vita, ma credo che abbiano cambiato anche quella di Ian Curtois, perché da allora noi abbiamo il piacere di sentirci tutti i giorni. Ho il piacere di aver avuto da lui la carica di ricercatore associato presso la sua università, e questo è molto bello perché mi permette di fare avanti e dietro con la stessa università diverse volte all'anno. Ma
torniamo a noi. Bellissima questa immagine. Uscirà tra poco su un giornale molto prestigioso, è il Journal of Research in Otolaryngology, e questa immagine, a questa immagine sono particolarmente legato, perché questo qui è il cranio, è la testa di un essere umano, e questo è come sono disposte i nostri labirinti nello spazio. Quello che voi vedete qui è una figura che noi abbiamo inserito assieme ad Andrew Bradshaw nel contesto del labirinto umano e rappresenta il canale semicircolare orizzontale. Quello che voi vedete qui è il canale semicircolare orizzontale di destra, e la cosa splendida è l'orientamento dei canali semicircolari verticali. Come voi sapete, lavorano in coppia da un lato e dall'altro. Bene, questo quadro è quello che noi, sul quale noi siamo abituati a ragionare, lo studio dei canali semicircolari. Siamo molto affezionati a questi in Italia, poco alle altre due strutture otolitiche di cui parleremo tra poco e che sono fondamentali per capire molte patologie che affliggono i nostri pazienti. In questa mia chiacchierata oggi troverete delle immagini splendide anche sulle cellule, che spero che a Carlo piacciano. E questa è la prima. Questa è una cellula vestibolare. E in ogni orecchio noi sappiamo che abbiamo 5 sensori e oltre i 3 canali semicircolari di cui abbiamo parlato poc'anzi, qui ci sono 2 organi otolitici che hanno un compito fondamentale, come diremo tra poco, leggere le accelerazioni lineari del nostro corpo e della nostra testa. In totale, in ogni organo dell'equilibrio ci sono 74.000 cellule vestibolari. Questo numero è 3 volte quello di quello presente in una struttura cocleare. E questo è meraviglioso, perché ci dà l'occasione per focalizzare un aspetto. Qual è questo aspetto? Che il vestibolo ha un ruolo 3 volte più importante come proiezioni rispetto alla struttura cocleare. Questa è una singola cellula vestibolare che ha delle caratteristiche fondamentalmente e diametralmente opposte rispetto a una cellula cocleare. E la prima caratteristica importante, quella che salta agli occhi di tutti, è questa struttura qui, ovvero il chinociglio. Il chinociglio è l'elemento caratterizzante della cellula vestibolare. Non c'è un chinociglio nelle cellule cocleari. L'altro elemento importante è questo, che purtroppo qui si vede poco, ma lo vedremo meglio più avanti, un'organizzazione a struttura quasi come se fosse una pipa delle varie dei vari capelli che stanno sulla struttura della cellula. Perché l'ho presa così da lontano? Perché quello che noi andremo a vedere tra poco è frutto dello studio su una singola cellula e su una singola fibra che prende origine o arriva a innervare una singola cellula. Torniamo ai movimenti. Noi sappiamo che i movimenti del capo e i movimenti del nostro corpo sono fondamentalmente di 2 tipi, un movimento angolare e un movimento lineare. Le accelerazioni angolari, possiamo dire in maniera molto semplicistica, ma probabilmente non è così, sono codificate e sono segnalate al nostro cervello dai canali semicircolari. Le accelerazioni lineari sono in buona sostanza lette dalle 2 strutture saculari, l'utricolo e il sacculo. Le accelerazioni lineari orizzontali sono lette dalle cellule della macula dell'utricolo. Le accelerazioni lineari verticali dalle cellule della macula saculare.
Questo è molto importante perché vedrete tra poco il nostro stimolo rappresenta un'accelerazione lineare. Punto. Perché? Perché molto probabilmente invece i movimenti del nostro capo, sia in senso angolare che in senso lineare, sono entrambi letti tanto dai recettori canalari quanto dai recettori delle macule utricolari. Questo è un lavoro che raccomando a tutti di leggere. È un lavoro che è uscito nel 2000 su questa splendida rivista. È un lavoro di review di un grandissimo fisiologo, Jay Goldberg, nel quale troverete la summa di 30 anni di lavoro di questa scuola americana, ma nel quale troverete anche l'importanza della differenziazione dell'attività delle nostre cellule vestibolari. A cosa mi sto riferendo? Fondamentalmente le nostre cellule vestibolari hanno un duplice scopo: lavorare in modo regolare e lavorare in modo irregolare. Questa è la foto. Questa è la scarica dei neuroni regolari, questa è la scarica dei neuroni irregolari. Quali sono quelli che lavorano di più in un recettore vestibolare? I neuroni irregolari. E adesso parte applicativa. Se noi vogliamo studiare un recettore vestibolare, di che cosa abbiamo bisogno? Fondamentalmente di stimoli non fisiologici. Quello che classicamente tutti voi, immagino, utilizziate nei vostri laboratori, nelle vostre cliniche, nei vostri ambulatori, è il classico stimolo calorico. Ma questo è uno stimolo molto limitato, ripeto, non fisiologico, molto limitato, perché studia soltanto le basse frequenze di stimolazione. Per cui è rapportabile nella vita quotidiana dei nostri pazienti? La risposta è no, perché noi non ci muoviamo a bassa frequenza, noi ci muoviamo ad alta frequenza. Gli altri stimoli non fisiologici sono tre e sono venuti nel tempo, negli ultimi 20 anni, man mano sono entrati nel nostro bagaglio culturale. Però devo dirvi che uno, che è questo qui, la stimolazione galvanica del labirinto, ha una vita molto vecchia, molto molto anziano, risale al 1850 circa, quando Johann Purkinje, da medico dell'esercito prussiano, seguiva i suoi soldati, applicò direttamente la corrente elettrica nel cervello dei feriti ai quali prestava i soccorsi, o quelli morenti. Per cui le prime osservazioni della stimolazione vestibolare galvanica furono fatte nel 1850 circa, riprese di recente per studiare le applicazioni sullo stimolo vestibolare, dello stimolo vestibolare galvanico direttamente sul nostro labirinto. Ma altre due stimolazioni sono entrate nel nostro bagaglio culturale e sono la stimolazione sonora. 1992, James Kolebach e Michael Almaggi, con una breve nota pubblicata su Neurology, lanciano al mondo l'idea dei potenziali vestibolari miogenici evocati dalla stimolazione sonora. Riprendendo i lavori di chi? Di un italiano, Pietro Tullio, 1928. Studiando per primi le applicazioni del fenomeno di Tullio direttamente sul sistema dell'equilibrio. Quello che Tullio aveva studiato e che lo avevano candidato a vincere il premio Nobel nel 30 e nel 32, James Kolebach e Michael Almaggi, quindi due australiani, non due italiani, due australiani, riprendono questa idea, la fanno propria, studiano due pazienti, li pubblicano e da allora è iniziata una nuova era per lo studio dell'apparato vestibolare. 94, pubblicazione massiva, sempre del gruppo di Kolebach e Almaggi, inizia l'era dei potenziali evocati miogenici acustici. Però, affiancato al gruppo
di Michael Almaggi e affiancati al gruppo di James Kolebach c'è il gruppo del quale adesso io faccio parte, che è quello del gruppo di Ian Curtois, che e Ian Curtois dovete sapere che è una persona molto particolare, nel senso che lui è come San Tommaso, deve metterci il dito dentro. E allora lui è andato a mettere il dito dentro il perché la stimolazione acustica attiva i recettori vestibolari. E nel 96 arriva a Sydney qualcuno che forse voi conoscete, che si chiama Murofushi. Murofushi è un grande studioso dell'apparato vestibolare. Lui vive a Tokyo col suo gruppo, l'Università di Tokyo, e Murofushi e Ian Curtois iniziano a studiare sul Guinea Pig perché lo stimolo acustico genera, sdraia un tracciato elettromiografico e genera il nostro potenziale di azione, il nostro potenziale vestibolare, scusate. Queste sono le due pubblicazioni, una delle due pubblicazioni originali, nel quale c'è una selettività specifica di alcune cellule del nervo vestibolare inferiore, quindi afferenti alle strutture saculari, che permette la attivazione diretta tramite il suono di questi recettori, svelando l'origine geneticamente simile dei recettori cocleari e dei recettori vestibolari. Però il tutto non è finito. Perché? Perché lo vedremo più avanti. Adesso torniamo un attimo ancora alla fisiologia e poi ci inoltreremo nello studio del terzo stimolo nuovo, la vibrazione. Fondamentalmente noi dobbiamo ricordare che abbiamo due grandi gruppi di cellule, le cellule di tipo 1 e le cellule di tipo 2 nelle macule e nelle ampolle dei canali semicircolari. Le cellule di tipo 1, eccole qua, hanno una forma ad anfora, sono belle cicciotte. Le cellule di tipo 2 hanno una forma cilindrica. E l'altro elemento importante qual è? Che le cellule di tipo 2 hanno una terminazione assonale per ognuna che è molto particolare, come un calice che abbraccia il corpo della cellula. Le cellule di tipo 2, invece, hanno una terminazione diversa, hanno dei bottoni che si legano al corpo cellulare. Ma attenzione, straordinariamente importante è che queste non stanno messe lì nella macula senza una logica, sono organizzate nella macula in maniera assolutamente coerente col ruolo che gioca la macula stessa. Per cui nella macula dell'utricolo il chinociglio va lontano, è orientato lontano da una struttura centrale che si chiama striola. Mentre invece, al contrario, nel sacculo l'orientamento è verso la striola. Altra cosa straordinariamente importante che è alla base della chiacchierata odierna è che quello che noi studiamo con i nostri potenziali evocati vestibolari, miogenici, oculari è una selezionatissima popolazione cellulare che si trova nei pressi della striola. Sono queste cellule di tipo 1 che hanno questa bella pancia, questa forma d'anfora, che si trovano localizzate, vedete, proprio attorno alla striola. Ed è una localizzazione assolutamente di preferenza per queste cellule. Loro vogliono stare lì, devono stare lì, perché hanno un loro ruolo, probabilmente un ruolo di sensori per alcune frequenze. Questo è qualcosa che tutti noi abbiamo, sulle quali ci dibattiamo molto spesso nei nostri consessi clinici, e noi sappiamo che le nostre cellule vestibolari
hanno questi capelli, hanno questo chinociglio, e noi ci dibattiamo sull'uso dell'agente amicina. E sappiamo molto spesso che questo ruolo fondamentale e queste cellule hanno una loro caratteristica fondamentale, cioè una volta morte non possono rigenerarsi. In realtà il ruolo dell'agente amicina è completamente differente. L'agente amicina non uccide le cellule vestibolari, le manda dal barbiere, cioè taglia i capelli. Il corpo rimane intatto. Per questo motivo non siamo sorpresi se noi facciamo dei VEMS ai nostri pazienti a cui gli abbiamo somministrato nell'orecchio l'agente amicina e dopo 6 mesi ritroviamo che il VEMS riprende. Sono ricresciuti i capelli. Non era ricresciuta la cellula morta. E questo è il ruolo fondamentale di queste cellule. Se perdono i capelli, perdono i sensori. Non muoiono. Tornando ancora a noi, quello che vi avevo anticipato prima, le forze angolari sono essenzialmente codificate dai canali semicircolari, mentre le forze e le accelerazioni lineari sono codificate dai canali, dagli organi otolitici. Bene, come lavorano gli organi otolitici? Gli organi otolitici fondamentalmente lavorano in una maniera abbastanza semplice. Tutti voi sapete la storiella del corpo, che se noi cominciamo a camminare in linea retta, gli otoliti per gravità vengono spostati posteriormente rispetto al nostro andare in avanti. Poi per un recupero inerziale raggiungono il nostro cammino. Quando noi ci arrestiamo, loro continuano ad andare avanti e poi ritornano indietro, dando il meccanismo di on-off all'apertura di quelle belle terminazioni nervose che avete visto sotto i calici delle cellule di tipo 1 e delle cellule di tipo 2. E questo avviene sia che veniamo sparati a 100 all'ora da questi bei nuovi ascensori che si trovano nei grandi grattacieli, oppure se camminiamo in linea retta con la nostra automobile a 130 all'ora sulle nostre autostrade. Questa qui è l'organizzazione fondamentale, e che la cosa importante è che l'organizzazione di una macula umana è fondamentalmente caratterizzata dalla presenza simile a quella che avete visto poc'anzi di un guinea pig, ovvero che le cellule di tipo 1 si trovano tutte nei pressi dell'astriola, mentre le cellule di tipo 2 hanno una organizzazione lontano dall'astriola. Questa è la visualizzazione dall'alto e questa invece è l'organizzazione di una macula di un guinea pig. Come vedete, è meravigliosamente simile. Il guinea pig, paradossalmente, è un animale che permette uno studio raffinato e permette soprattutto uno studio molto simile alla fisiologia umana. Guardate in confronto le due macule del guinea pig senza gli otoconi e con gli otoconi. Un'altra cosa devo dirvi, che nel 2006 fino al 2007, parallelamente ai nostri lavori da un lato del laboratorio di Ian Curtois, nell'altra parte del laboratorio c'era un gruppo sempre coordinato da Ian Curtois che si occupava invece dello studio radiologico ultrastrutturale delle macule utricolo-sacculari. E qual è la scoperta di Ian Curtois? Splendida. Che mentre la macula sacculare è completamente attaccata
al soffitto del sacculo, la macula dell'utricolo è attaccata come un trampolino ed è libera di flottare. Un trampolino. Questa è la rivoluzione. Il trampolino è libero nell'acqua, nell'endolinfa. Questo è straordinariamente importante, perché rivoluziona l'approccio allo studio della struttura. E noi sappiamo anche che, come vi dicevo prima, che modificando la posizione del capo nello spazio, noi otteniamo anche, oltre un'attivazione dei canali, un'attivazione delle macule utricolari, proprio per le caratteristiche che vi ho innanzi detto. Quindi, se noi osserviamo che le tipo 1 si trovano preferenzialmente nel centro delle macule, la cosa molto interessante è che questi neuroni sono fondamentalmente dei neuroni irregolari. L'irregolarità sta nel fatto che questi lavorano in continuazione, anche in posizione di riposo, anche in condizione di riposo. In questo momento, voi che siete seduti, le vostre macule, tramite le cellule di tipo 1, stanno lavorando. Informano in maniera irregolare la vostra posizione del vostro corpo al cervello. Saltiamo rapidamente e arriviamo a questa diapositiva al quale sono molto affezionato. Perché? Ne parlavamo ieri sera con Carlo a cena e spero susciterà la vostra attenzione. L'evidenza al quale noi dobbiamo far riferimento quando eseguiamo un test vestibolare è che questo abbia delle solide basi scientifiche, altrimenti il test non serve a niente. Altrimenti ci stiamo parlando addosso. Bene, quello che noi faremo oggi, quello di cui vi parlerò oggi, è un test che ha solide basi scientifiche. Perché? Perché se io risalgo al 1969 e prendo questo lavoro di Suzuki e del suo gruppo, io mi attivo nel cervello un meccanismo fondamentale, la comprensione del perché, se io stimolo la macula e preferenzialmente la regione peristriolare controlaterale, io ho una risposta che in clinica noi chiamiamo ocular tilt reaction. Perché che cosa accade? Che l'obliquo inferiore e il retto inferiore controlaterali vengono attivati. E l'obliquo superiore e il retto superiore ipsilaterali vengono attivati in una rotazione dei nostri occhi. Per cui, se io, vedrete, vado a registrare l'attività di questa di questo gruppo muscolare e ottengo un'attivazione elettromiografica e porto uno stimolo e questa attivazione elettromiografica viene stesa, viene sdraiata e compare un potenziale evocato vestibolare, l'origine è, signori miei, utricolare. No, andiamo avanti. Bene, allora parlavamo di solide basi scientifiche e questa è una bella fotografia che è presente sul nostro lavoro che è uscito sugli ACTA nell'ultimo numero e che viene ripresa dagli studi di un anatomista comparato, si chiama De Burlet. Lui era un olandese prestato allo studio della vestibologia, però si era appassionato all'anatomia comparata, cioè lui voleva vedere come funzionavano i diversi apparati vestibolari nell'uomo, nelle scimmie, fino all'alagena delle anguille, e quindi si trasferisce a Londra, allo zoo di Londra, e per 10 anni sta lì e seziona la capoccia dei morti dell'ospedale principale di Londra, e soprattutto degli animali che gli arrivavano dallo zoo di Londra, e compara le due cose. Quello che viene fuori è questo disegno, che noi abbiamo ripreso,
è che la cosa fondamentale ci spinge a un commento fondamentale, che cioè l'organizzazione dell'organo dell'equilibrio è divisa in due. Vediamola. Nervo vestibolare superiore, ampolla del canale semicircolare orizzontale, ampolla del canale semicircolare verticale superiore, ampolla della macula dell'utricolo, piccola porzione, questa è la novità, della macula saculare, piccola porzione, soltanto la porzione dell'uncino. La gran parte della macula saculare manda le sue informazioni nel nervo vestibolare inferiore e, attenzione, nel nervo vestibolare inferiore viaggiano anche i recettori, parte dei recettori cocleari, ma soprattutto l'ampolla del canale semicircolare posteriore tramite il nervo singulare. E questo è veramente interessante, e questo spiega molto spesso la specificità della nostra stimolazione per via acustica, che va ad attivare direttamente il riflesso vestibolo collico cervicale. Questa è l'altra evidenza del perché è così weak, dicono gli americani, così debole la risposta oculomotoria se noi usiamo 130 dB SPL di un tone burst e stimoliamo l'orecchio e cerchiamo di trovare una risposta di un potenziale evocato vestibolare oculare. Quasi impossibile. Clinica. I VEMS. Detto quello, fatta questa premessa, e perciò devo dire, Giampiero ha avuto una straordinaria intuizione, perché queste giornate permettono di essere rilassati e farci una bella chiacchierata. Grazie, perché finalmente sto rilassato e riesco a spiegare bene questi concetti. Questi hanno una formidabile potenzialità diagnostica. Formidabile. L'altra cosa molto importante è il fatto che hanno una grande evidenza letteraria. Vedremo tra poco una banale ricerca che ho fatto l'altro giorno. Caro Carlo, sono facilmente implementabili in un centro di otoneurologia. Basta volerlo. E soprattutto l'agevole interpretazione dei risultati, perché lo vedrete tra poco. Non dobbiamo scervellarci. Due numeri, una rapida occhiata al tracciato, risposta immediata dopo essersi fatta una normativa con il materiale che abbiamo a disposizione e col tipo di risposte che possiamo ottenere. Però voi dovete sapere che non sono risposte neurali. La cosa importante, non sono un tracciato elettromiografico, ma dipendono dal tracciato elettromiografico. Per cui più attivate il collo del paziente per i VEMP cervicali, più risposta qualitativamente migliore ottenete. Più dite al nostro paziente di fare un certo movimento con gli occhi, più la risposta è bella, riproducibile e significativa. E questo sta alla base dei nostri potenziali evocati vestibolari. In linea teorica, quello che noi abbiamo fatto, quello di cui noi ci siamo occupati, risponde fondamentalmente a questi cinque passaggi. Il primo: ci devono essere evidenze fisiologiche sull'animale da laboratorio che quello che noi che stiamo facendo è un qualcosa che può esserci utile in clinica. Ci sono evidenze di questo in quello che vi andrò a dire? La risposta è sì, vedrete poi perché. I livelli di stimolo necessari per l'attivazione di questi neuroni devono essere di intensità assolutamente comparabili con quelli usati per studiare soggetti sani e patologici. Esistono queste evidenze letterarie? La risposta è sì. Ci si deve attendere poi che stimoli ad intensità al di sopra del normale possano attivare tutti i recettori. Per cui noi preferenzialmente, vi anticipo una cosa, utilizziamo una stimolazione frequenziale sui 500 Hz. Ma se noi scendiamo di frequenza, quindi diamo un cazzotto più forte a queste cellule, 125, noi siamo in grado di attivare tutti i recettori. La risposta delle tipo 1
è assolutamente selettiva al tipo di stimolo che noi stiamo utilizzando. Oh mio Dio, che sto dicendo? L'audiometria del sistema vestibolare? Probabilmente sì. Questo è il sasso nello stagno. In linea di principio, quello che noi usiamo deve essere sovrapponibile sia nell'animale sia nell'essere umano. La risposta è sì. È di fondamentale importanza che quello che noi stiamo dicendo risponda ad una documentata evidenza letteraria di attivazione di un singolo neurone. Il discorso piacerà a Carlo nei prossimi mesi. Una cellula è un singolo neurone. Sono stati studiati? Sì. Questa è la ricerca che io mi sono fatto l'altro giorno prima di venire qua e ho scritto una parola in PubMed che si chiama VEMP. Non ho scritto ocular VEMP, non ho scritto cervical VEMP, ho scritto VEMP. Che è venuto fuori? È venuto fuori che ci sono 20 pagine con 50 evidenze per ogni pagina. Quante evidenze italiane? Molto poche. Perché? E se abbiamo detto che è di fondamentale importanza, che è facilmente implementabile, cominciamo a lavorarci sopra e vedrete che troverete delle cose davvero interessanti. Arriviamo alla chiacchierata odierna, dopo questo grande premesso. Quali sono gli stimoli per i VEMP? Sicuramente un click condotto per via aerea, a noi piace molto il logon, ma il click va benissimo il tone burst, va benissimo il logon, va benissimo tutto. Questo lo attiviamo per via aerea. Ma possiamo attivarli anche tramite una vibrazione? Sì. Chi è che ce l'ha detto? 1995, Michael Almaggi. Con che cosa? Col martelletto del neurologo in fronte. Questa attivazione qui, con un martelletto da $10, ci permette di effettuare una attivazione selettiva delle cellule di tipo 1 peristriolari della macula, dell'utricolo e del sacculo. Dipende da dove noi ci mettiamo, da quale sede noi ci stiamo mettendo a registrare. Se registriamo dal collo, macula sacculare. Se registriamo sotto l'occhio, macula utricolare. Bastano $10. Ok? L'altra cosa importante è che se noi applichiamo direttamente una corrente dietro la mastoide del nostro paziente e stimoliamo con 5 mA, 6 mA, 3 mA, dipende dal soggetto che avete di fronte, noi otteniamo lo stesso tipo di risultati. Tanto i riflessi vestibolari sotto l'orbita del nostro paziente quanto quelli al collo. Questo è una classica attivazione per via aerea. E queste due foto non stanno qui per caso, perché come vedete l'attivazione per via aerea in due soggetti diversi rappresenta un grande problema, perché noi dobbiamo far piegare il collo al nostro paziente e se abbiamo un soggetto di questo tipo, piegare il collo non è molto difficile, anche tenerlo piegato per un po' di tempo non è molto difficile, ma se abbiamo un soggetto come questo, che è una donna di 60 anni, non dico un paziente di 85 anni, il concetto fondamentale è che cambiano le cose. Perché cambiano le cose? Perché l'attivazione muscolare è ridotta. E l'idea fondamentale è che noi così registriamo il sacculo e si era detto in modo erroneo, consentitemi, che il sacculo era perché noi andavamo ad attivare la staffa che provocava il movimento endolinfatico e quindi raggiungeva la macula del sacculo. Però obiezione, me la faccio io stessa, una prima obiezione alla vulgata comune, scusatemi, ma la distanza del sacculo e la distanza della macula utricolare mi sembrano completamente differenti, per cui qui viene a cadere completamente questa che è la credenza urbi e torbi del perché viene attivata per via aerea la macula del sacculo. C'è più distanza, se non mi sbaglio. In realtà è che c'è una selettività e l'abbiamo visto dal disegno di De Burlet.
Che cosa è importante per voi? Che uno sternocleidomastoideo a riposo sia attivato, e questo è quello che voi dovete vedere prima che parta lo stimolo. Cioè dovete vedere che l'elettromiografia cominci a lavorare, che ci sia un'attivazione importante. E purtroppo chi vuole pubblicare adesso deve fare i conti con quest'altra storia, che giustamente Kolebach ha tirato fuori, ovvero che noi dobbiamo rettificare la curva per vedere che quella non sia un artefatto elettromiografico. E questo è fondamentale. Per cui, come vedete, i cervical vamp stanno assumendo, per essere validati clinicamente, hanno bisogno di tutta una serie di step ai quali noi dobbiamo rispondere. Perché fare diagnosi di nevrite del nervo vestibolare inferiore tramite la via aerea è un rischio, è un grave rischio. L'abbiamo detto in precedenza, quindi lo saltiamo. La cosa che voglio ricordarvi prima di arrivare agli ocular è che è molto importante ricordare che se io stimolo l'orecchio destro e faccio piegare il collo del mio paziente, io sto studiando la risposta evocata ipsilaterale, perché le fibre che passano controlateralmente sono modeste, 7-8%, quindi non abbiamo una grande rappresentazione controlateralmente. In realtà quello che io sto studiando è una risposta ipsilaterale, e questa qui, che vedete qui in basso, è la risposta ipsilaterale. Nel 2005, a giugno del 2005, in letteratura appare questa prima evidenza, che è un lavoro molto importante, come vedete il gruppo di Kolebach, che lancia il sasso nello stagno. Dice: signori, qua abbiamo trovato un nuovo potenziale, sempre lui. Si chiamano i potenziali evocati vestibolari oculari, miogenici oculari. Per cui si impone una nuova definizione del termine VEMPS. Non si possono più chiamare VEMPS. Se noi facciamo un VEMPS cervicale, dobbiamo scrivere cervical VEMP, perché c'è una nuova generazione di VEMP, che sono i VEMP oculari. Questo è molto importante, ricordatelo. E adesso però noi entriamo nella stimolazione vibratoria. Questo è un assetto di una paziente, se noi vogliamo registrare simultaneamente gli ocular e cervical vamp. Come vedete, è possibile, assolutamente sì. Vedrete tra poco delle immagini, assolutamente possibile. E vi danno delle informazioni splendide, simultaneamente nell'arco di 10 secondi, con una stimolazione vibratoria, ho parlato 10 secondi, non 2 minuti, non test e retest, 10 secondi. Questo è l'assetto, come vedete sotto gli occhi della nostra paziente, due elettrodi, i due elettrodi per la stimolazione cervicale, del cervical vamp, e l'elettrodo di riferimento, di massa. Bene. Qual è lo scopo della moderna vestibologia al quale noi dobbiamo rispondere? Se abbiamo un paziente che gli gira la testa, noi dobbiamo dare delle risposte. Siamo in grado oggi di testare tutti e cinque i recettori vestibolari? La risposta è sì, ce l'abbiamo. Perché ce l'abbiamo? Perché con i test impulsivi e il test calorico noi riusciamo a studiare i tre canali semicircolari. Quello che noi riusciamo a fare adesso con i VEMP è studiare l'utricolo e studiare la macula del sacco. Possiamo studiare tutti e cinque i recettori vestibolari. Allora, questo è un'immagine splendida che voi troverete nel PDF che lascerò a Giampiero, e che è quella recentemente ottenuta dal gruppo di Curtois, studiando con una micro-TAC, ad altissima definizione, il labirinto umano. E quello che vedete qui
è la macula dell'utricolo, il trampolino, e quella che vedete qui, rappresentata in due colori, è la macula del sacculo, completamente attaccata alla parete della struttura sacculare. Per studiare il nostro potenziale evocato vestibolare vibratorio, noi abbiamo bisogno di conoscere la neuroanatomia, la fisiologia e infine la fisica. Non spaventatevi, sono tre diapositive soltanto. La prima è questa, la neuroanatomia, il lavoro originale di De Burlet, ne abbiamo parlato poc'anzi, quindi lo saltiamo a pie pari. Ma questo è molto importante, ricordatevelo, imprimetevelo in mente. Questa è quello che noi dobbiamo studiare, la logica per il quale noi andiamo a studiare i nostri passaggi. Torniamo al lavoro di Suzuki e ricordiamo che assolutamente, assolutamente, se noi facciamo un tilt, una traslazione al nostro utricolo controlaterale e registriamo qualcosa, noi sappiamo che abbiamo un'evidenza elettrofisiologica, l'occhio si muove. In fondo, quello che a noi serviva per chiudere il cerchio. Se noi portiamo uno stimolo vibratorio ad FZ, perché FZ? Perché è un sito privilegiato, perché è il punto esatto del cranio che sta alla stessa distanza, ad uguale distanza dalle due mastoidi. Non faccio una stimolazione vibratoria dietro una mastoide, quindi non sto a fianco con il vibratore a fianco a una mastoide. Sto nella metà esatta della strada, quindi sono sicuro che in quel momento io sto attivando simultaneamente tutti e due i recettori maculari. E questo è valido tanto per le macule dell'utricolo quanto per le macule del sacculo. Per cui, se voi usate uno stimolo vibratorio, potete registrare un VEMP cervicale in 10 secondi. Questa è la novità. E chi ce l'ha detto questo? Qual è l'evidenza di questo? Von Bekesi. Quando? 1960. Von Bekesi l'ha studiato per che cosa? Per i suoi studi audiologici. Ma noi qui lo trasliamo. Stessa cosa. All'inizio siamo partiti da quello. E come abbiamo fatto noi a dire, ok, l'ha detto Von Bekesi, non è padre eterno. No, noi l'abbiamo misurato. Noi abbiamo preso questi aggeggi qua che voi vedete sono dei piccoli accelerometri, li abbiamo attaccati dietro le mastoidi dei nostri pazienti e prima dei pazienti Ian li ha attaccati sulle mastoidi dei suoi guinea pig e vedrete tra poco come, e dando lo stimolo abbiamo trovato che questo stimolo, signori miei, è spettacolarmente unidirezionale. E quindi possono rispondere soltanto alcuni tipi di cellule. Ian Curtois ha studiato questo sul guinea pig. E quindi quel nostro incontro a Kyoto era alla base, io sono andato a sentirmi questa splendida relazione su questo splendido articolo, 2006, Experimental Brain Research. Vi invito a leggerlo, anche se è un lavoro sperimentale, ma è un lavoro che dà la base scientifica, e la passione con cui è scritto traspare da quello che lui ha veramente voluto trasmettere al mondo scientifico. Questa è una delle foto originali tratte dal lavoro. Che cosa ha fatto Ian? Ha attaccato un B71, B71 è quello che voi usate per la via ossea in audiologia, ha attaccato due B71 sulla testa del guinea pig, le ha cementate lì, e che cosa ha fatto? Gli ha fatto i potenziali vestibolari oculari. E che cosa ha registrato? Che nel sottolocchio controlaterale del guinea pig otteneva un potenziale evocato vestibolare. Uno. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto di più. Ha preso e selezionato una cellula e un neurone e ha visto che quelle cellule e quei neuroni, le tipo 1, vengono attivate, le tipo 2 no. Questa era quello che ci siamo detti all'inizio, quello che ha detto Jay Goldberg nei suoi lavori, irregolari e regolari. E questo
è uno dei cinque punti di cui avevamo parlato prima, che devono essere alla base dell'evidenza dei nostri test, ovvero quello che voi vedete qui è l'iniezione con neurobiotina delle cellule che sono state studiate. Cioè, ogni cellula è stata iniettata, ogni cellula è stata studiata singolarmente. E la risposta era che loro lavoravano, le altre cellule no. E questa è la cosa importante, che queste cellule si trovano peristriolarmente, sappiamo dall'anatomia e dalla neuroanatomia che rispondono al nome delle cellule di tipo 1, per cui noi stiamo studiando le cellule di tipo 1. Attenzione, ma quello stimolo, che stimolo era? Uno stimolo lineare, un jerk, uno stimolo lineare, non uno stimolo angolare, era uno stimolo lineare. Possono rispondere i canali semicircolari orizzontali? No, rispondono solo le macule. Sono attivate entrambe, certo, ma noi stiamo sul bersaglio dell'utricolo, non stiamo sul bersaglio del saccolo, quindi noi stiamo registrando l'utricolo. Però non è tutto così semplice. Ian Curtois doveva dimostrarlo alla comunità scientifica internazionale. Per chi non vuole leggere l'inglese, adesso arriverà tra di voi il rappresentante dell'Alfa Wasserman e vi regalerà una brochure fatta dall'Alfa Wasserman, nel quale c'è questa, con delle immagini splendide a colori, divulgativa su quella chiacchierata che ci stiamo facendo oggi. Quindi è molto importante, poi chi lo vuole, il PDF mi scrive e io glielo mando volentieri. Scritto in italiano, quindi molto basico, molto facile da leggere. Ocular vento. Come si fa? Molto semplice. Vedremo tra poco il film, filmato. La cosa importante è che ci siamo detti che è un'accelerazione lineare, per cui la cosa che a noi viene in mente è che dunque questa è l'accelerazione lineare, per cui gli altri due piani dello spazio non vengono attivati, uno e due, non vengono attivati. Che cosa viene attivato? Viene attivato soltanto un jerk, quindi un'accelerazione lineare. Il paziente che cosa deve fare? Deve piegare il collo? No! Deve guardare in alto. Lo possono fare i bambini, lo possono fare i vecchi, lo possono fare tutti. Quanto tempo? 10 secondi. Vedrete tra poco, tempo reale. Un esame fatto in tempo reale. Lo stimolo deve essere messo sull'FZ e questo è il potente stimolatore, si chiama 4810 della Bruhl-Kier. Si ritrova in Italia, perché la Bruhl-Kier è anche in Italia. Io non ho nessun rapporto economico con la Bruhl-Kier, però è l'unico che dà un certo una potenza di stimolo. L'unico inghippo è che dovete amplificare il segnale che viene dal vostro averager, dal vostro MK12 perché ha l'amplied o altri potenziali evocati. Come si fa? Prendete un amplificatore per musica, musicale, 100 euro. Deve essere mono, quindi un amplificatore mono, che lo usano i disc jockey, molto semplice, lo mettete sotto il vostro averager, gli fate passare il filo dell'uscita della via ossea, alzate il volume e prima di fare il test, voi vedete, testate col vostro dito se è accettabile o meno, di solito arriverete intorno ai 130 dB, non andate oltre, se no lo rompete, siccome questo è un giocattolino, qualcosa costa, 130 dB orientativamente. Quindi la prima volta, se chiamate qualcuno che ve lo testa, qualche tecnico, sia dell'Amplifon, qualcuno che si occupa del testare gli audiometri, viene con l'orecchio elettronico e ve lo testa, ok? Che fa lo stimolo? Eccolo qua. Questo è lo stimolo a 500 Hz e questa è la risposta neurale. Molto, i canali semicircolari, nessun neurone risponde a questo stimolo frequenziale. I canali semicircolari stanno intorno ai 100 Hz. Ancora l'audiometria vestibolare. E
Questo è quello che noi otteniamo quando applichiamo lo stimolo. Questa è la risposta dei nostri neuroni irregolari e questa è l'accelerazione misurata dai nostri accelerometri posti sulle mastoidi dei nostri pazienti. Bene. Ecco qua. Allora, il nostro paziente, abbiamo detto, guarda in alto, gli elettrodi, questi sono i riferimenti negativi, che come vedete giacciono proprio sulla coppia di muscoli che abbiamo detto prima. L'obliquo inferiore e il retto inferiore. Il paziente guarda in alto e questi sono gli elettrodi positivi e dunque quelli che vanno, per intenderci, sulla clavicola, rapportati ai nostri vempe cervicali. Se il paziente guarda in alto, dopo 10 millisecondi, con uno stimolo di 7 millisecondi che hanno cambiato la mia vita, 7 millisecondi, dopo 7 millisecondi, compare un'onda a 10 millisecondi, 10 millisecondi, 7 e 10, che si chiama N10, l'abbiamo chiamata. La N10 è il nostro riferimento. E che ci facciamo con l'N10? Adesso vediamo. Abbiamo detto che è una onda eccitatoria, negativa. Quindi, attenzione, non va in saturazione. Se voi dite al paziente di guardare in alto, se c'è, c'è, se non c'è, non c'è. Non risente dell'attivazione dei cervical vamp. Dovete soltanto osservare, come vedrete nel filmato, delle semplici, banali istruzioni per l'uso. Leggere le istruzioni per l'uso, che riguardano due passaggi fondamentali. Pulire bene con un po' d'alcol sotto gli occhi, applicare gli elettrodi proprio sul bordo inferiore della vostra orbita e avere, essere certi che avete settato bene i vostri riferimenti nel vostro Averager. Se io voglio andare su da me a Monte Cassino, io posso andarci sia in 500 che in Ferrari. Se io ci vado con la 500, prendo il B71, però io ci provo tutti i giorni, metto il B71, poi attacco, addirittura il B71 l'ho smontato dall'archetto, l'ho caricato dentro una cuffia da nuotatore, ce lo schiaffo bello dritto qua, non funziona. Il Brueckier è una Ferrari, ragazzi, dà una potenza straordinaria, ve lo gestite come volete e soprattutto avete la certezza che quello che state facendo è un test affidabile con solide basi scientifiche. Due domande, ancora non sono contento. La N10 è di origine vestibolare? Come posso testarla? Eccoci qua. Allora, se io adesso mando il filmato, sono 3 minuti di filmato, perché voi vedete 3 minuti, ma non è che 3 minuti ve l'ho condensato, 3 minuti è realmente, ci vogliono 3 minuti per fare il test. Se si può avere l'audio, ci sta? Gli Ocular Bone Vamp sono un test assolutamente affidabile per lo studio della funzione utricolare in un soggetto che abbia avuto delle patologie dell'organo dell'equilibrio. Sono un test di assoluta affidabilità ed hanno una grande capacità di evidenziare patologie dell'organo vestibolare. Il test è molto semplice da realizzare e consta di alcuni passaggi fondamentali, come la preparazione della cute del paziente.
La seconda fase della preparazione del paziente consiste nell'applicare al di sotto degli occhi del paziente stesso degli elettrodi che trasferiranno l'informazione elettromiografica al nostro Averager. Vengono applicati due elettrodi di riferimento immediatamente al di sotto dell'orbita del paziente. Questi due elettrodi esploreranno la funzione del muscolo retto inferiore e del muscolo obliquo inferiore. In questo momento il tecnico sta applicando altri due elettrodi che saranno gli elettrodi, diciamo così, positivi. Oltre agli elettrodi che esplorano la funzione dei due muscoli in questione, importante e molto decisiva l'applicazione dell'elettrodo di terra, che in questo caso viene applicato sul mento del paziente. Un altro sito che possiamo scegliere è il manubrio dello sterno. Gli ocular bone vamp, in quanto tali, sfruttano la stimolazione per via ossea di una trasmissione vibratoria, che in questo caso è generato da un potente stimolo vibratorio assicurato da questo strumento, che è il 4810 della Bruel Kier, che viene pilotato dal nostro Averager e da un amplificatore di 300 watt. Bene, come avete visto, manco a farla apposta, la modella aveva un deficit unilaterale. Aveva un deficit unilaterale sinistro e manco a farla apposta, per noi è stato un momento di divertimento assoluto. Però avete visto, tempo reale, due minuti e mezzo, voi avete una risposta intuitivamente semplice da leggere e assolutamente ripetibile. Veniamo al dunque. Soggetto normale, due onde N10 sotto entrambi gli occhi. Paragonato al cervical vamp, se vogliamo studiare le due macule, eccole qua. Ancora l'N10, ma l'altro elemento fondamentale è che noi ci siamo posti la questione che se una macula non viene danneggiata in toto, noi dobbiamo porre un cutoff per il quale dire è patologia o non è patologia. E come ci siamo arrivati? In questo modo qua. Passando cioè dal fatto che se noi prendiamo tre soggetti e li testiamo nel tempo, tre soggetti normali, questi nostri potenziali evocati, vestibolari, oculari, non cambiano nel tempo. Perché se voi prendete il soggetto numero 1 e il soggetto e il trial 2, voi vedete che praticamente è sovrapponibile alla traccia realizzata tre mesi prima. La stessa cosa nel soggetto 2, la stessa cosa nel soggetto 3. Vi dico subito che questo è un ragazzo di 15 anni, questa è una donna di 30 anni, questo è un signore di 85 anni. E la cosa che salta di più agli occhi è come si riduce l'ampiezza per la riduzione del numero delle cellule di tipo 1, cellule sensoriali. Perdita fisiologica nel corso della vita. Adesso va molto di moda parlare di patologia che affligge la terza età. E noi che cosa altro abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma può dipendere probabilmente dal fatto che non facciamo una buona taratura che possa cambiare nel tempo? No, perché se voi utilizzate, prima della procedura che vi ho fatto vedere, un banalissimo esercizio saccadico al paziente e gli dite
guarda qui, guarda qui, guarda qui, e misurate, e quindi vi rendete conto che la stimolazione elettrica è simmetrica nei due occhi, cioè che non ci sono deficit dei muscoli extraoculari, allora poi vedete che andando a fare uno studio, come abbiamo fatto noi, di 67 soggetti sani per crearci una normativa, la risposta superimposta è meravigliosamente simile. Non eravamo contenti. Dice, ma sa, si alza qualcuno e ci rompe le scatole. Dice, ma che succede in chi ha perso bilateralmente la funzione vestibolare? Pronta la risposta. I saccadici ci stanno, l'N10 non ci sta né a destra e né a sinistra. E noi abbiamo preso 5 areflessici totali a streptomicina, post cardiochirurgia. Ma a quel punto abbiamo voluto anche compararli. Eccoli qua. Guardate che differenza eclatante che c'è. Poi li abbiamo messi su grafico. E ci siamo detti, dove vanno i 67 soggetti sani? Dove arrivano? In termini di che? Tra poco vedrete una formula che potrete trascrivervi, che è la formula per calcolare il rapporto della simmetria, cioè l'ampiezza di un'onda in confronto all'altro. Se io torno qui, come calcolo l'ampiezza di questa N10? Ci sono due modi: o metto il primo cursore qua e poi vado sulla vetta, o dalla vetta scendo giù. Beh, la fate voi la normativa, cioè, è uguale. Come fate? Quando mettete le latenze nel cervical vein. Quindi, calcolando da qui a qui in microvolt, io ho in microvolt dell'ampiezza della mia onda. E per cui, andando a studiare il rapporto tra le due ampiezze, noi le abbiamo messi su un grafico e sostanzialmente nei soggetti sani abbiamo visto che cosa? Che raggiungono un certo numero. Poi ci siamo detti, ma sto numero, si alza qualcuno e dice, ma quella avete visto? La paziente non era fissata con la testa, si poteva muovere, poteva dipendere dal fatto che alzava troppo il mento, poteva... Allora noi che abbiamo fatto? Abbiamo costruito un aggeggio micidiale, gli abbiamo messo un serraglio in bocca, gli abbiamo fissato il cranio in tutti i modi, con la testa fissa, signori miei, le cose non cambiano. Sempre quella è. Per cui non vi state a scervellare, la testa fissa non serve. Serve soltanto che il paziente guardi in alto, è un'onda eccitatoria. E le cose sono semplici se noi, vedete, l'agevole interpretazione dei risultati, se io ho questo, sono un po' meno semplici se io devo calcolare un'asimmetria. E questa è la formula. L'asimmetria, la symmetry ratio, come dicono gli inglesi, si calcola la più grande meno la più piccola fratto la più grande più la più piccola per cento. Ok? Quindi meno più fratto per cento. Ho un numero che va da 0 a 100. E qui è semplice. E questi sono soggetti sani. E questi invece che sono? Gli operati di neurinoma non ce l'hanno più il nervo, o il chirurgo gli ha lasciato qualche fibra. E dove stanno? Caspita, guardate qua. E allora qual è il cutoff che noi utilizziamo? 40%. Se trovate una asimmetria uguale o superiore a 40, siamo in termini di patologia. L'abbiamo detto, è un sito speciale, attiva simultaneamente le due macule simultaneamente, e allora in un paziente operato per neurinoma dell'acustico, la cosa bella è che nel soggetto sano, controlateralmente, noi otteniamo la N10,
nel soggetto operato controlateralmente noi non otteniamo nulla. Io ho voluto farvi un altro giochetto, un operato di neurinoma dell'acustico, se ha la perdita totale del labirinto e quindi del nervo vestibolare unilaterale, nel cervical vamp sdraiato ipsilateralmente, ocular vamp controlateralmente, il pattern è crociato, risponde a quello che ci siamo detti all'inizio, ovvero che Suzuki e il suo gruppo avevano ragione. Questa è l'evidenza clinica. Se poi c'è il question time lo facciamo dopo. Stiamo tornando qui, andiamo rapidamente alla conclusione, per cui se noi abbiamo un cervical vamp integro e l'assenza di questo, possiamo ragionevolmente con certezza porre, senza stare a interpretare la risposta del canale semicircolare orizzontale ai test calorici e quindi stare a rompere le scatole al nostro paziente che vi vomita nello studio, che vi odia per tutta la vita, in 10 secondi non gli rompete le scatole, gli regalate 10 secondi di felicità vibratoria. È vero, Gianpiero? E questo è quello che trovate con superimposte le tracce da 5 soggetti, i primi 5 soggetti studiati da Iwasaki. E questa è l'evoluzione. Bilaterale, normali, neurinoma, nevrite vestibolare. Le chicche arrivano adesso. Quindi è molto importante che l'N10 sotto l'occhio controlaterale alla lesione sia ridotta o assente. L'altra cosa importante è che quello che vi ho detto prima, nei 133 pazienti testati e che sono andati oramai su carta secula seculorum, questi pazienti hanno dimostrato che tutti hanno una N10 ridotta con un cutoff al 40%. L'altra cosa importante è che questa è una dissociazione fondamentale, quale il fatto che il cervical vamp è intatto e l'ocular vamp è assente. Eccoli i nostri 133, osservate che sono tutti al di sopra del 40%, mentre i 50 nuovi, perché noi ne abbiamo fatti altri, oltre i primi 67, 50 nuovi, normali, stanno tutti quasi sotto al 20%, vedete, uno solo arriva al 20%. Questo è molto importante. Soggetti sani, soggetti con la nevrite. Ok, allora. Ma la domanda era, e questa la domanda è quella che ci siamo fatti io e lui in due occasioni, per i quali poi io ho voluto entrare in un ambito, in un terreno minato, nel quale ho trovato delle soddisfazioni splendide. Qual è questa nuova traccia? È che le obiezioni possono essere mille e noi vogliamo rispondere a tutte le obiezioni. E le prime due obiezioni sono: è la malattia di Menière. E la deiscenza del canale semicircolare superiore o la capsula? Rispondiamo anche a questo. Arriviamo a 3 diapositive e concluso, perché è utile solo nel deficit unilaterale o nella nevrite? La risposta è no. Malattia di Menière, pubblicata su Clinical Neurophysiology, esce questo mese, una straordinaria scoperta, sì, una scoperta. Perché noi ci attendiamo nella malattia di Menière un modello che ci stiamo costruendo mentalmente, che è un modello distorto. Noi ci attendiamo che l'organo leso, l'orecchio affetto, durante la malattia di Menière lavori di meno. È la vulgata comune. C'è una meravigliosa dissociazione. La risposta è questa. Io ho testato 26 pazienti in un attacco di Menière
E la risposta è questa. Qui è scienza. Attacco. L'utricolo impazzisce. Lavora di più. È sconvolgente. Quando noi ci trovammo di fronte al primo paziente e alla seconda paziente, che sono due pazienti storici oramai, noi rimanemmo allibiti di fronte a questo risultato, che è un risultato straordinario. E fondamentalmente non si assiste alla stessa dissociazione nella cervical vamp, anche se si assiste a un incremento nelle prime fasi della risposta. E questo contraddice molto di quello che, e saremo pronti a rispondere a tutto quello che ci arriverà adesso appena uscirà il lavoro in letteratura, perché questa rivoluziona l'approccio alla malattia di Meniere. E questa è la differenza. Ma guardate questi grafici che adesso arrivano. È straordinariamente importante come nei soggetti sani, testati a due riprese, in due sessioni, la simmetria praticamente sia identica. Guardate nella malattia di Meniere in fase di attacco, che cosa accade. È una cosa spettacolare come sotto l'occhio controlaterale la risposta sia una risposta esageratamente aumentata. Questo ci dice che il trampolino balla di più. Una delle ipotesi, l'altra ci stiamo lavorando. E l'altra domanda era, dice, ma che succede nella deiscenza del canale semicircolare superiore? Guardate qua che succede. È enorme, ma in condizioni basiche. Somiglia alla malattia di Meniere, ma non è la malattia di Meniere, perché il paziente non vi vomita, non c'è il nistagmo tipico della fase acuta di un attacco. Morale della favola, possiamo fare diagnosi differenziale tra un attacco menierico e una nevrite vestibolare, perché c'è una meravigliosa dissociazione nella malattia di Meniere. Il canale semicircolare orizzontale nell'attacco si riduce, l'utricolo aumenta. Posso chiedere una cosa? Scusi, sono state misurate le ampiezze normali? Caspita. Perché è facile, voglio dire, ho capito che bisogna fare il confronto, sì. Ma poi dovremmo... Le ampiezze normali? Le ampiezze normali nell'orecchio normale. Sì, 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 sì. Quello qua. Ce l'ha? Caspita. Perché altrimenti, voglio dire, risulta poi difficile confrontare la risposta di un'ampiezza rispetto a normale. Noi abbiamo una normativa, che è questa, che vi ho fatto vedere prima, costituita da 50 soggetti e 67 soggetti normali ripresi in due anni differenti. E abbiamo una prima normativa di 13 soggetti normali di una razza completamente differente che la razza giapponese dalla nostra, e abbiamo una normativa di 40 soggetti australiani e di 40 soggetti caucasici. Quindi abbiamo normative assolutamente standardizzate per qualunque gruppo di popolazione. E questo... E la ringrazio per la domanda perché è bellissima, perché tra l'altro ce l'ha fatta il revisore quando abbiamo mandato il lavoro. Questo è l'elemento fondamentale che caratterizza l'attacco della malattia di Meniere. Se avete la fortuna di vedere un malato in fase di acuta, e tra l'altro uno l'abbiamo registrato alle 3 di notte, lui ha avuto l'attacco di notte, ci ha chiamato, ci siamo vestiti di corsa, siamo andati, non ve lo sto raccontando, è vero, realmente è successo. Noi abbiamo visto questa meravigliosa dissociazione. Questa qui che vedete qui, questa è la signora Ada, questo registrato il 20 settembre 2008 e questa registrata il 30 marzo 2009, alle 3 di mattina. Come vedete qui cambia poco rispetto a questo, quello che cambia è questo. L'altra evidenza era 41 di asimmetria alle risposte caloriche, nistagmo spontaneo registrato graficamente, che batteva controlateralmente l'orecchio affetto, l'altro elemento l'abbassamento della curva audiometrica, la fluttuazione dell'udito. L'assenza a risonanza e TAC di eventuali altri tipi di patologie. L'assenza di papilledema o di lesioni concomitanti, questo è un soggetto di 34 anni, per cui non c'erano altre evidenze per altri tipi di patologie.
andiamo alla fine. Quindi, in conclusione, l'N10 registrata dall'Ocular Vamp alla FZ, questo sito qui che si chiama FZ, per una stimolazione vibratoria, indica in prima battuta la funzione della macula utricolare controlaterale. Il cervical vamp, il complesso bifasico, è fondamentalmente l'espressione dell'attività della macula saculare ipsilaterale, primariamente. Queste sono tutte le istruzioni per l'uso, e tra poco arriveranno le altre tre, e tra poco ne arriveranno altre, per cui avete in letteratura tutto, poi chi li vuole sono ben felice di darli. Ringrazio i miei collaboratori e ringrazio voi per l'attenzione. Bene, allora siamo tutti qua, siamo già tornati dentro. Ecco, guarda. La mia domanda: quanto costa il giocattolino? Ecco. Quale giocattolino? Il Brewer Kier. Allora, sì, ok. Allora, il Brewer Kier ha dei costi di questo tipo. Allora, $3,300, ovvero 2.100 euro, 2.100 e qualcosa. Il vantaggio è innegabile se tu lo spalmi su tutti i tuoi pazienti in termini, ecco, di attività libero professionale, ma anche di attività dell'azienda dalla quale dipendi. Se tu hai presente che questo tipo di stimolatore è uno stimolatore che è altamente affidabile, altamente preciso nel tipo di stimolazione, è un costo che tu ammortizzi tranquillamente su un range annuale di 100, 200, 400, 500 pazienti. Un costo irrisorio, secondo me, rispetto alla qualità del risultato che tu ottieni. C'è anche un 2810 che stanno testando il gruppo di Kolebach, che ha dei costi intorno ai 1500 euro, però io l'ho usato per qualche tempo, non sono molto entusiasta. La Brewer Kier è tostissima, non scende di un centesimo. Io ne ho comprati tre, perché uno il terremoto me l'ha distrutto, il terremoto dell'Aquila, me l'ha fatto cadere, stavo sullo stativo, mi ha fatto cadere tutto e si è rotto. Non lo riparano, ripararlo costa 1800 euro, quindi lo compri nuovo. I costi sono quelli. In Italia c'è la Brewer Kier, mi dovrebbero fare un monumento, non mi hanno nemmeno omaggiato di niente. Scherzo. Beh, risparmi nel tempo di diagnostico. Esatto. Sicuramente nel tempo di diagnostico. No, ci sono domande dall'uditorio, ecco qui. La dottoressa fa. Volevo chiedere, a proposito della gentamicina, quindi noi sappiamo che le cellule hanno la potenzialità di rigenerare i capelli. Quindi che relazione voi mettiamo l'uso, per esempio, della gentamicina endotimpo, che viene fatto nei bambini con distruzione poi allora delle cellule vestibolari, le cellule ricrescono, quindi c'è una sì, ti devi attendere assolutamente una ricrescita nel tempo delle cellule delle ciglia della cellula, la cellula di primo tipo, l'attività riprende poi assolutamente, e questa è la necessità nel tempo che empiricamente molti di noi hanno seguito nel fare più infusioni di gentamicina. Non è dose dipendente, quanto più è la spiegazione è meramente molto più bassa, cioè nel senso che non dipende dalla dose che tu gli inietti, dipende dalla rigenerazione individuale dei capelli del soggetto. Poi c'è chi rimane calvo sempre e chi invece la calvizia la vince lo stesso, perché si mette la parrucca e quindi le cellule recuperano, hai capito? Lo studio, gli effetti, attenzione sugli effetti, dice l'altra critica, era gli effetti nella sfera audiologica,
Nelle prime fasi di iniezione della gentamicina negli stadi 2 della classificazione di Gibson, quello che noi stiamo osservando è un recupero uditivo. Non ci spieghiamo il perché. Nelle prime fasi post gentamicina, recupero uditivo, cioè il paziente che ha un plateau, una flat sui 125, 250, 500, 1000, torna a 30 dB e che non ne può più delle crisi e vuole subito la gentamicina, recupera dalla parte lesa. Non sappiamo perché. Io faccio una domanda da neurologo. Ok. Ecco, mi chiedevo, cioè da quello che ho compreso da questo tipo di test, che diciamo il tipo di stimolazione è una stimolazione di tipo periferico, intendiamo. Assolutamente. Può avere uno... Grazie. Ci ho capito, bellissimo, sì, vai. Ecco, può avere una valenza... Centrale, sì, grazie della domanda, splendida. Allora, torno un attimo indietro. Non ho qui la centralità, però per esempio quello che noi abbiamo fatto, ecco, è andare a vedere gli effetti nei soggetti con la sclerosi multipla, per esempio, o con soggetti che abbiano avuto... patologie vascolari centrali. Posso fare un piccolo inciso così? Ecco, la prima cosa che mi è venuta da pensare quando ho visto la sua bellissima relazione è il discorso delle instabilità posturali dell'anziano. O per esempio nei pazienti, nel mio campo di interesse sono i disordini del movimento, i pazienti che per esempio hanno patologie degenerative tipo atrofie multisistemiche con impegno di tipo cerebrale, anche come test predittivo di una patologia. Ha detto tutto lei. No, le spiego quello che esce, quello che viene fuori. Questa onda N10 in un soggetto con un'atrofia multisistemica o in un soggetto con sclerosi multipla in fase di quiescenza o anche in fase attiva, o in un soggetto che abbia avuto una lesione sclerosi laterale amotrofica, quello che vogliamo, delay, ritardo della N10, invece di N10 diventa N14. Però dico lesioni continue sempre. Sempre puntine. Cioè un SM senza lesioni continue fa la sua storia normale. Assolutamente indenne. Ma sai perché lo dico? Mi pare che la sintomi fondamentale, io anche io sono neurologo. La situazione fondamentale della sclerosi multipla, molto subclinica, poi se la fatica, pare che sia una specie di affaticamento, diciamo una specie di miastenia della centrale, possiamo così dire. D'accordo. Un po' di confusione. Allora volevo sapere se al di là della lesione pontina, macroscopica, evidente risonanza, c'è comunque un affaticamento dell'onda. Allora io quando trovo la instabilità posturale, paziente con instabilità posturale, giovane, 22-23 anni, 25 anni, con un delay N14 è predittivo, sì, assolutamente predittivo, esatto. Sono d'accordo con voi, è molto bella anche nell'atrofia multisistemica, grazie per la domanda perché ce n'ho tre di registrazioni in atrofia multisistemica, c'è proprio un delay, addirittura arriva a 18, cioè cose veramente meravigliose. Ma erano pazienti in fase avanzata? No, molto precoci, addirittura un'atrofia multisistemica raggiunta alla mia osservazione da otorino che si diletta anche in disturbo del sonno, solo con un fenomeno del russamento, punto, fine della storia, con un disturbo della deglutizione e un disturbo da russamento, nient'altro. No, perché per esempio noi abbiamo problemi teorici nella diagnosi differenziale per i pazienti che si presentano, cioè tra i parkinsoniani idiopatici e le atrofie multisistemiche. Si dice che addirittura la diagnosi non la puoi fare se non attendi 3 anni. Sì, l'ho sentito. Sì, perché l'evoluzione è molto durabile. Sì. Quindi propongono adesso test scintigrafici miocardici che hanno questa capacità di differenziazione tra Parkinson e atrofia multisistemica. Io vi dico subito che Michael Almaggi è come voi un neurologo, lui ci sta lavorando su questa cosa, lui sta facendo il terzo filone e lui sta lavorando su queste cose, per cui attendetevi dei chiarimenti molto più nobili dei miei da parte di Michael, che vi racconterà delle belle cose su questa storia,
come al solito con grande anticipo rispetto a tutti gli altri, ma questa è una storia bellissima che voi avete aperto e che ci aprirà ulteriori orizzonti. Le stelle del firmamento non finiscono con questa storia, arrivano una dietro l'altra. C'è qualche Torino che vuole parlare magari? Dove? Io volevo farle due domande. La prima è sul fatto che questa N10 risulta ridotta o addirittura assente in quello che poi c'era un quadro di nevrite vestibolare. Anatomicamente il nervo vestibolare superiore, abbiamo visto, è comunque un ramo che va a toccare il sacculo, e nelle sue diapositive precedenti invece vi ha mostrato i VEMS, i classici VEMS, cervical VEMS, che comunque erano normali. Ma non sarebbe attendibile aspettarsi in una fase acuta di una nevrite anche un interessamento del VEMS? E poi cosa ne pensa del riflesso massederino che attualmente studio dei colleghi di Sassari insieme a Bike? Sì. Allora, la prima domanda è una domanda bellissima, perché il referì dei nostri primi lavori ci ha posto proprio questo sbarramento, e lui, straordinaria domanda. Allora, la risposta è questa: se noi torniamo al disegno di... Devo andare così, facciamo prima. Se noi torniamo al disegno, eccolo qui, del Bourlet. Oh. Benissimo. Il punto fondamentale è questo, che c'è di fondo un aspetto importante. Noi non dobbiamo comparare lo stimolo acustico con lo stimolo vibratorio. Lo stimolo acustico è uno stimolo che viaggia prevalentemente, per le ragioni che vi ho esposto prima, nel nervo vestibolare inferiore, ma lo stimolo vibratorio origina dalla striola della macula, che non è presente nell'uncino, nel look del sacculo, per cui la proiezione sacculare è assolutamente debole, minima. E comunque, tornando al lavoro di Suzuki, quello dell'inizio, se noi andiamo a vedere quali sono se noi vogliamo ragionare in termini molto così di, come dire, vogliamo parlare di proiezioni del sacculo sulla muscolatura extraoculare, allora noi dobbiamo ragionare in altri termini, ovvero esiste una proiezione, dov'è? Esiste la proiezione, eccola qua. La proiezione del sacculo è del sacculo, mettiamo un sacculo sinistro, sull'occhio controlaterale, è sul retto superiore e sull'obliquo superiore. La stimolazione elettrica del sacculo induce una rotazione opposta degli occhi rispetto all'utricolo. Quindi le due risposte, come per i due canali verticali, si inibiscono l'una con l'altra. Per cui noi dovremmo, in effetti, mettere un elettrodo qui sopra la palpebra e dire al paziente di guardare in basso. Ci abbiamo provato, ma la risposta è minima, impossibile da registrare. Quindi comunque poche fibre che arrivano. Bravissimo. L'altra domanda era? Il riflesso massederino. Il riflesso massederino ha un limite ad oggi, che non ci sono le evidenze su quali fibre arrivano dove. Chi è che va a stimolare il riflesso massederino? Mentre noi sappiamo dagli studi del gruppo giapponese di Ito che il sacculo, la proiezione del sacculo nel gatto è diretta, ipsilaterale, sul massedere ancora nessuno ha provato a studiare. Gli studi della Deriu sono spettacolari, concordo con te, io adoro quel gruppo il gruppo sardo della Deriu, ma il problema fondamentale è che loro usano uno stimolo galvanico che è assolutamente ad alte stimolazioni, parlo di 5 mA, 6 mA, 7 mA prolungato. Non tutti i pazienti sono pronti per accettare questa stimolazione retro auricolare piuttosto fastidiosa,
L'assetto di registrazione è particolarmente importante. Ecco, vi faccio vedere una mia paziente in assetto di registrazione per... dov'è? Eccolo qua. Vi faccio vedere un assetto di registrazione per un galvanic vamp. E... eccolo qua. Questo è un assetto di registrazione acustico, vibratorio e un assetto galvanico. E l'assetto galvanico comporta molto più fastidio per il paziente. Devi informarlo, devi ottenere un consenso informato più dettagliato, ti pone dei limiti nell'utilizzo in alcuni casi. Non ti dà l'informazione recettoriale, cioè tu che cosa fai? In realtà con la stimolazione galvanica stai stimolando tutto, cioè quando porti la stimolazione galvanica tu stimoli tutto il recettore, per cui non sai la risposta selettiva di che cos'è. Si dovrebbe fare una normativa come quella che abbiamo fatto noi, bilaterali, unilaterali, ad oggi nessuno l'ha fatto, si è andato direttamente in neurofisiologia a studiare il riflesso massederino, d'accordo, ma è un'onda negativa. Quindi si presume che sia una proiezione saculare, ma non c'è a tutt'oggi un'evidenza basata sull'animale, basata riproducibile nell'uomo, riproducibile su soggetti sani e su soggetti patologici. Però sono splendidi. Abbiamo parlato di Menier, di neurite vestibolare, ma quale strumento più adatto per definire la condizione di fondo di una vertigine inconsistente posizionale? Uno studio dell'utricolo in un paziente, c'è da attendersi un deficit funzionale? Stavo pensando qualche volta in qualche forma di... Io qui il lato è un po' difficile. Bravissimo. Può essere d'aiuto? Assolutamente sì. Io qui non posso ancora parlare perché sono in terra di lupi, perché l'Italia è terra di lupi per la vertigine posizionale parossistica, però attendetevi qualcosa di bello sulla vertigine posizionale parossistica da questa storia. Grazie per la domanda, è bellissima la domanda, ce la siamo fatta pure noi. In anticipazione, due grandi classi, con e senza deficit. Non dico nient'altro. E un'altra cosa ancora, ti si apre un altro mondo su un altro gruppo di pazienti, molto selezionati, una sottofamiglia di pazienti, la sindrome di Lindsay-Hemingway. Sembra che esista, indirettamente sembra che esista, perché VEMP preservati, abbiamo studiato con i test impulsivi, il canale semicircolare posteriore non funziona, ricorrenza del laterale della vertigine parossistica posizionale laterale, ma siamo sicuri che gli otoliti vengono soltanto dall'utricolo? La domanda che faccio a voi e che mi sono fatto pure io, non lo so, cioè chiedo, se il modello è quello, ci siamo detti sempre gli otoliti vengono dall'utricolo, benissimo, e perché no? O che siano veramente otoliti, o che non sia qualcos'altro. Sì, è vero, ci sta Parnes che ha fatto vedere che ci stanno il materiale otoconiale all'interno dei canali, benissimo, ma stiamo parlando, e oramai qui lo sa meglio di me, si andrà a Matera, ci sarà una sessione perché Bramberg e Bergenius stanno studiando l'IVI cupola, in Italia se ne sta interessando chi mi ha preceduto, cioè Asprella. Che è l'IVI cupola? È IVI cupola o è IVI endolinfa? O è qualche altra cosa ancora? Cioè, secondo me il vestibolo, grazie a questi studi, sta continuando a raccontarci molti segreti. E dobbiamo tanto starlo ad ascoltare, secondo me. Ascoltare quello che lui ci racconta. Perché noi ne sappiamo poco. E in Italia, purtroppo, e qui è la critica che muovo a noi italiani, è che tutto è labirinto lidiasi. Sì. E che purtroppo è un grave limite culturale nostro. Non è tutto labirinto di Chiesa, è una fetta, lo so che mi apro il fronte a una grande polemica, è una fetta
la labirinto di Dias, perché c'è il mondo loro che noi non esploriamo mai e che se avessimo questo ci renderemmo conto che non gli racconteremmo ritorni quando c'è l'attacco, ma se c'hai un N10 a 14 devi dire a loro: uè, figli miei, questa è una è paziente neurologa. Non è una polemica, attenzione, è un mondo nuovo che apre gli interscambi, è un'interfaccia nuova secondo me. E quello che lui diceva è straordinariamente vero, cioè il fatto di dire l'instabilità posturale nell'anziano. Benissimo, io tra due mesi, il mese prossimo a Castrocaro racconterò proprio questo, i potenziali evocati vestibolari nell'anziano. E ci sono delle novità, caspita se ci sono. Chi è che può, prima di questo, studiare l'utricolo nell'anziano? La verticale soggettiva? Ci mettereste la mano sul fuoco, la verticale soggettiva? Che significato ha la verticale soggettiva? Siamo sicuri che la verticale soggettiva ci dà il deficit utricolare? O, come vi ho detto all'inizio, entrano anche i canali nella verticale soggettiva? Quello è il punto. Qua noi sappiamo che siamo sul selettivo. E ti dirò di più, ci sono altre patologie di confine tra noi e loro, che noi stiamo, su cui noi stiamo lavorando e su cui Almagi sta lavorando, che sono molto interessanti e ci daranno molte informazioni anche sulla VPPB presunta o falsa. Chi era che voleva? Una domanda. Un attimo, chi è che... Tu. Lei ha detto che porterà a questo caso un lavoro che ha fatto sugli anziani, sì. Però prima ha mostrato che, secondo anche normative che magari avrà fatto, negli anziani la risposta si riduce di ampiezza. Caspita, sì, perché si riduce, ma non perché sono delle normative mie, perché c'è una risposta fisiologica a questo. Perché noi, e la risposta fisiologica ve la dico subito, la risposta fisiologica è... allora... La risposta fisiologica dovrebbe stare qui, eccolo qua, ovvero che qua non ritrovo la cosa, comunque nell'anziano praticamente, forse qui, ecco. Forse qui, sì. Nemmeno qua. Comunque, ecco, forse qui. Ecco, ok. Che nell'anziano noi perdiamo circa il 20% di tutto il corredo vestibolare con il quale siamo partiti intorno ai 75 anni di età. In un soggetto normale, anziano, che non abbia avuto lesioni vestibolari, il corredo delle cellule vestibolari è ridotto del 20%. E quali sono di questo 20%? L'85% è prevalentemente una riduzione delle cellule utricolo-sacculari peristriolari. Perché l'anziano è instabile? La risposta sta qua. Allora lei può applicare anche l'occum, il DEX? Noi nell'anziano, se le interessa, facciamo soprattutto questo. Ora stiamo un po', però potrebbe essere interessante, ecco, nell'anziano, che, ecco, a parte i test rotatori, nell'anziano questo, ecco, per esempio puoi accoppiare lo studio con l'Head Impulse, per esempio, con l'Head Impulse, e ti rendi conto la funzione dei canali semicircolari come sta, puoi accoppiarci lo studio dei canali, ecco, per esempio, questa è un Head Impulse a 3 mesi in una neurite vestibolare dell'anziano. Questi sono saccadici overt saccades, movimento del capo, se ci accoppi lo studio dei VEMS, tu hai lo studio raffinato e accurato di tutti i recettori vestibolari. Dottor collega, voleva fare una domanda ancora? A proposito della descenza del canale semicircolare, mi è sfuggito, di solito con i cervi calvezzo ricerchiamo la soglia, la tifosa. Ecco, aspetta, sì, scusami, sì. E invece con gli ocular VEMS lo stesso? No, con gli ocular VEMS io stesso sto cercando anche la soglia,
ed è splendida la soglia anche negli ocular vamp, però negli ocular vamp tu hai una cosa molto interessante, che è questa nella discenza, e ce l'hai anche comunque ce l'hai nel paziente, cioè se fai la ricerca nel cervical non devi per forza cercare la soglia col test vibratorio, cioè se tu non vuoi utilizzare un paziente anziano, un 85enne, come mi è capitato adesso nei 26 che stiamo pubblicando, nel test vibratorio, questo qua, questo è un simultaneo, vedete, il paziente contrae lo sternocleidomastoideo e guarda verso l'alto, noi stiamo facendo un assetto di registrazione simultaneo, nel simultaneo, in una registrazione simultanea, in una descenza, quello che noi troviamo è una notevole ampiezza del canale semicircolare dell'ocular vamp, vedete, questo qua, controlaterale alla descenza. Questa ampiezza non è tale nella vibrazione, ma qui torniamo al solito discorso. Se tu invece prendi un air conducted sound, cioè stimolazione per via aerea, tu trovi un VEMS enorme, ma la spiegazione è molto più basica, cioè quelle sono cellule più dedicate alla genetica del suono, queste sono cellule più dedicate all'attivazione lineare, meno rispetto all'attivazione saculare. Però quello che è sorprendente è che tu trovi delle asimmetrie, ormai il cutoff è chiaro, siamo oltre il 70% di asimmetria, cioè tu trovi quella enorme, e questa non è da confondere, perché questa è una N10 normale, perché è 5.000 microvolt, questa diventa 35.000, 37.000, 40.000, devi ridurre gli amplificatori, quindi ti basta 10 secondi per fare diagnosi di descenza. Ma lo trovi enorme, cioè proprio è devastante la differenza. Noi abbiamo una normativa che il cutoff è 20.000, quando superi 20.000 devi pensare alla descenza, 20.000 microvolt. Volevo capire, ma allora c'è una diretta proporzionalità tra stimolo e risposta? Sì. E voi avete anche calcolato questa diretta responsabilità? Allora, adesso noi stiamo scrivendo una flowchart che sarà edita tra poco. E ieri ho avuto forse ce l'ho, ve la faccio vedere in anteprima, questo PDF della flowchart, forse ce l'ho, sì, dovrei avercelo. Stiamo scrivendo questa flowchart questo rispondo un attimo a lei e poi vengo a te. Ecco qui, questo è molto carino, perché se voi vedete, questo è un tentativo. Allora, visto, facciamo schermo intero, vediamo questo. Schermo intero, ok. Eccolo qua. Questa qui è una paziente con una deiscenza del canale semicircolare superiore. Molto particolare però. Attenzione, questa è una bilaterale. Osservate l'ampiezza delle due N10. Questa è addirittura... Fat, mi disse Ian Curtois, molto chiatta, perché addirittura c'era un doppio stimolo, noi ci siamo posti anche questo problema, c'era il doppio stimolo di andata e ritorno attraverso il cranio, come un'onda sismica, che data l'apertura del canale, attivava due volte in andata e ritorno le cellule, quindi non permetteva alla cellula di saturarsi. E questa è, andiamo in soglia, io sto riducendo di 5 dB, guardate, di 5 dB sto riducendo pian piano lo stimolo, e se voi osservate questa di destra, che sarebbe registrata sotto l'occhio destro ma è la descenza sinistra, in termini di ampiezza radiologica era 2 mm, quest'altra era 4 mm, e guardate come questa si assottiglia, diventa più slim man mano che io riduco lo stimolo. Io qui adesso sto a 35 dB, 30 dB, guardate qui, 25 dB, meraviglia, 20 dB, 10 dB, quella è scomparsa, quindi a 10 dB
un mini tombax, proprio piccolo, 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 appena udibile. Addirittura io con un dito riuscivo ad evocare la N10 in questa paziente. Per cui si può ricercare anche la soglia, però nel momento in cui io trovo queste enormità qua, faccio diagnosi, questo è bilaterale, questo non c'è tempo da perdere. Questa, se voi lo andate a vedere, questa la scala, guardate, è enorme, queste saranno 20.000 e 30.000 microvolt, d'accordo? Quindi è enorme, quindi fate una diagnosi di bilateralità immediata. Non abbiamo manco aspettato, gliel'abbiamo detto subito che era una descenza bilaterale. La tua domanda? Diretta proporzionalità della... La diretta proporzionalità, benissimo. La diretta proporzionalità è questa, ovvero che la nostra normativa è: se io ho una flowchart di questo tipo, no, qui non ce l'ho ancora. Allora, praticamente era questo il concetto, che se tu fai uno stimolo a 500 Hz, 7 millisecondi, basico per trovare l'N10 devi avere almeno 2000 microvolt, cioè devi avere un N10 con un'ampiezza di 2000 microvolt. Il range di normalità in un soggetto dipendente anche all'età può arrivare fino a 12-13.000. Oltre questo range, in basso o in alto, tu devi utilizzare un altro tipo di stimolo. Se vai in alto devi pensare a una descenza o una fase acuta della malattia di Meynier. Se invece la trovi piccola, non registrabile, non è detto che quel paziente sia per forza di cose un paziente patologico. Proviamo con 250 Hz, perché potrebbe essere un paziente anziano che quindi ha perso quello. Se invece è un paziente giovane, 500 Hz, 250 la trovi grande, lì si apre un altro concetto: misurategli la capoccia, perché lì il problema è la circonferenza cranica. Per esempio, io che ho la testa grossa, a me ci vuole il 250 per ottenere un 4000 e 5000 da un altro lato. A 500 dobbiamo andare per via di stimolazioni un po' troppo pesanti e non molto confortevoli per il paziente. Quindi allora 500, switchate la macchina da 250, riducete un po' lo stimolo, quello è più energico e lo trovate lo stesso. C'è qualche altra domanda? Sì. Volevo fare qualche cosa di provocatorio, cioè della serie. Lo stimolo vibratorio è un stimolo selettivo sul piano sagittale, quindi siamo sicuri che abbiamo uno stimolo auricolare, maculare, puro. Però nell'assetto abituale dei registrazioni di cervical VEMS si usa uno stimolo per via aerea, e lei ci ha fatto vedere una bellissima immagine in cui fondamentalmente le mature erano entrambe vicine alla finestra ovale. Quindi stavo pensando, se noi ci mettessimo a registrare con derivazione oculare uno stimolo comunque portato per via aerea, registreremo comunque qualcosa che viene comunque dall'utricolo. Bravissimo, sì, è proprio questo, l'ho detto prima comunque tra le righe. Perché non si fa la via aerea, visto che è a disposizione di tutti? Posso capire l'eleganza e la sicurezza di un stimolo portato? Non è una domanda provocatoria, ma è una domanda assolutamente corretta che ci siamo posti. La risposta è semplicemente questa. Torniamo sempre a De Bourlet. La risposta è questa, e grazie per la domanda, perché invece è molto interessante. Manca la componente cocleare nel nervo, e quindi lo stimolo è debolissimo. Dobbiamo ottenere con i tombarst, se lei usa il tombarst, deve andare a 135 NHL, potenzialmente pericoloso per il suo paziente, gli può indurre una lesione cocleare. Io il rischio non me lo prendo, Iwasaki se lo prende, fa firmare il consenso e se l'è preso. Tra poco usciranno, anzi Chiara ha già scritto due lavori del gruppo di Murofusci, sono già usciti due lavori con quello. 135 dB NHL significa 160 SPL. È un reattore. Cioè, questi, io non lo so i giapponesi che caspita di orecchie c'hanno, però se io faccio 160 a un mio paziente, quello mi piglia a calci. Sono tanti i giapponesi. Lei nell'assetto abituale che ho provato. No, grazie della domanda. Benissimo. Allora, il logo è un'onda quadra, come il tombarst.
un'onda quadra che però ha un rise time, un tempo di salita e discesa, completamente diverso rispetto al tone burst. Se io porto un logon per via vibratoria, poi andiamo alla via aerea, se io provo un logon per via vibratoria, io l'onda N10 non la vedo, perché lo stimolo è talmente lungo che mi copre la risposta. Se io lo porto per via aerea, l'onda è piatta. Quindi non sono selettivamente portati a recepire quel tipo di stimolo. Io la ringrazio per la domanda, perché me lo so posto pure io. Siamo stati 20 giorni a mandare logon a tutti quanti e non trovavamo nessuna risposta. La risposta ce la dà la fisiologia. È troppo lungo lo stimolo e quindi mi copre. E questo apre un nostro spunto provocatorio col gruppo di Kolbach, che dice invece che se dipende dalla frequenza il tipo di stimolo. In realtà no, dipende dal fatto che tu gli dai uno stimolo troppo lungo e allora noi abbiamo tutta una serie di onde fatte così, che è un ringing del cranio che stai registrando, non un ringing, una risposta neurale delle cellule che tu stai cercando di studiare. Provateci, ma il logon, vi assicuro, non ce la fa. Posso rimanere su questa immagine? Caspita. Adesso ti faccio una domanda, pure io provocatoria, a cui io non so dare risposta, credo che nessuno lo possa dare, però voglio capire tu che cosa ne pensi. Mi ha fatto molta impressione quel discorso che hai fatto sulla Menier. Tu dai, fai questo test e improvvisamente... In fase acuta? In fase acuta, l'utricolo sembra eccitato, impazzito, eccetera. È possibile, secondo te, che questo sveli in realtà la mancanza di una capacità inibitoria del canale semicircolare laterale sulla risposta utricolare? In linea teorica sì, e ti ringrazio della domanda, perché quella seconda cosa che io ho lasciato nel silenzio, io ti ho detto la prima, l'effetto trampolino, che è la prima cosa che ci siamo posti, in realtà non solo del laterale, ma se tu ci pensi e se pensi a quello che noi facciamo quotidianamente con i nostri malati di VPPB, la risposta inibitoria di chi? Degli canali semicircolari verticali. In realtà sì, è proprio così. In realtà hai ragione, è fondamentale. Manca, e hai svelato l'arcano che adesso scriveremo, scusa. E che uscirà nell'articolo. No, tanto esce nell'articolo. La nostra seconda ipotesi era proprio questa: la mancanza dell'inibizione neurale. Perché non tutto può essere spiegato col trampolino, anzi, non me ne frega niente del trampolino, era una battuta. Non è che tu dici, anzi, oddio, il trampolino dovrebbe imbalsamarlo, l'aumento dell'endolinfa. È vero, potrebbe vibrare, forse è più valido per la descenza del canale semicircolare superiore, perché l'endolinfa, la massa è quella. Se stiamo sempre nell'idea che l'endolinfa aumenta la sua concentrazione. Ma l'idea tua è assolutamente corretta dell'inibizione della risposta di altri componenti della struttura vestibolare. Perché lo stesso paziente ha, alle caloriche, un'alterazione marcata del canale laterale. Certo. Perché dalle caloriche noi studiamo quello, per cui se facciamo 2 più 2, pensavo, sì, sì. Quindi è corretto. Io però, se... Che non si sa poi tra l'altro questa cosa in realtà. No. Fisiologicamente non... Se tu mi dai... Fisiologicamente, cioè, qui c'è l'euro-ontologia, non scordiamo che il sistema neurocentrale funziona a forza di no. Esatto. Funziona con i ratio. Sono d'accordo. Se non ci fosse un ratio, noi avremmo uno stimolo continuo e noi dobbiamo lavorare con stimoli uno sì, uno no, non possono passare tutti. Qui siamo in neurovestibologia. Quindi la logica, voglio dire, è seminale, secondo me. Quindi siete d'accordo anche voi che potrebbe essere. Allora, io giusto una cosa, volevo farvi vedere uno dei due storici, questo qui, in tema di Menier. Eccolo qua, questo è uno dei due storici, perché questo qua è l'attacco, è uno degli attacchi di Menier registrati. Questo è il nistagmo spontaneo in fase acuta, questa è l'evidenza di quello che vi sto dicendo. Eccolo qui, questo paziente giunge alla nostra osservazione con questo quadro, sembra una neurite vestibolare a tutti gli effetti.
io ho preso la batteria, quella classica. Nefrite vestibolare? Sì, sicuro. Test vibratorio mastoideo, osservate. Mastoide destra, aumenta il nistagmo. Ci sta tutto con la nefrite vestibolare, eh? Ci sta tutto. Il problema è che sto ragazzo 7 volte negli ultimi 3 anni aveva fatto questo. E quindi già cominciava a puzzare sta storia. La prima volta va bene, la seconda va bene, gli abbiamo fatto anche il galvanico bedside e questa qua è la risposta. Insomma è qui. Ecco, abbiamo attaccato anche il galvanico, abbiamo messo anche la corrente attaccata dietro l'orecchio. Risaltiamo la fase di preparazione. Eccolo qui, quando noi diamo 5 mA con anodo a destra che vanno verso sinistra, ecco qui sono le istruzioni al paziente, in questo momento io sto attivando, vedete dalla mia mano destra, sto girando la levetta, sto aumentando la corrente e in effetti passando la corrente il nistagmo non cambia. Guardiamo che succede quando io inverto la corrente, cioè quando l'anodo diventa a sinistra e il catodo va a destra. Che cosa succede? Ecco, col dito glielo sto spiegando ai parenti. Io adesso, tra poco, ecco qui, sto attivando, ho fatto lo switch sulla macchinetta, cambio la direzione. Il nistagmo non ne vuole sapere manco per niente, quindi è chiaramente un depolarizzato da quel lato, dal destro. Questa è una risposta sommabile in tutto e per tutto a una nefrite vestibolare. Ma è una nefrite? Ma io non lo so se è una nefrite. Fatto sta che se io qui, ecco, faccio vedere questo, eccolo qua, vabbè, qui c'era il coso, questo qui è il test calorico, questa è la risposta calorica e vedete la cosa molto bella è che qui a destra con la calda praticamente non c'è niente, con la fredda c'è una risposta simile, quindi qui comincio già a puzzarci qualcosa, c'è già qualcosa che non funziona. Chi ci dà la dritta che questo non è? Chi ce la dà? Guarda qua, sotto l'occhio controlaterale, cioè a sinistra, caspita, io trovo 40.000 di risposta, 40.000 microvolt, e abbiamo detto che nelle nefriti del superiore io avrei dovuto trovare l'assenza. Questo è un pattern assolutamente differente e questo è un quadro chiaro, incontrovertibile, che questa non è una nefrite vestibolare ma è un attacco meniergico. Con un deficit asimmetrico di risposte soltanto per la calda. E i disturbi uditivi sono assenti? Aveva un gap di 20 dB neurosensoriale, ma deve starci. Il primo esame audiometrico che mi ha portato la mia tecnica era fatto 3 kg di patate 1 euro, l'ho presa per l'orecchio, mettiti dentro e fallo come Cristo comanda. 20 dB neurosensoriale, 125, 250, 500, che tu lo prenderesti, lui aveva un po' di fullness, ma poco, quindi era una menière prettamente vestibolare in questa fase, una menière del labirinto anteriore, quindi del labirinto posteriore, scusate, quindi era chiaramente un attacco menierico. La stessa cosa è successo con la signora Ada un mese dopo, poi sono cominciati a venire, sai come succede sempre,
2, 3, 4, 5, 6, siamo arrivati a 26. È stata una bella trovata. E tutti con lo stesso pattern, eh? Sia a destra che a sinistra, tutti con lo stesso pattern. Ecco perché vi dico, la Menier fa questo. E perché non una deiscenza? Non una deiscenza perché c'è il nistagmo acuto. Perché tu, noi poi abbiamo registrato la stessa cosa, adesso sono tutti filmati, in fase di quiescenza, e in fase di quiescenza tu assisti a una ripresa non di quel tipo, cioè di 41% di asimmetria al test calorico, tu assisti a un'assenza del nistagmo spontaneo, assisti a una riduzione notevole, dovrei avercelo però, vabbè, comunque senza scervellarmi, assisti a una riduzione del quadro, no, volevo farvelo vedere... Ecco, qui c'è, questo è l'attacco, eccolo qua, questo qui è l'attacco, eccolo qui, sotto l'occhio sinistro, e quest'altro è in fase di intercritico, quello che accadeva con gli ocular vamp. Eccolo qua, una netta riduzione. Quindi c'è una fluttuazione dell'onda, che passa da oltre 20.000, passa a 4.000. Se fosse una descenza, lo misuri dopo 15 giorni, lo troveresti uguale. La cosa bella è che ti dà la possibilità di fare la diagnosi per il momento di unilateralità della lesione. E ti dice, ti dà la possibilità di essere predittivo per il paziente, perché invece una... potenziale, e abbiamo anche bilaterali registrati in fase acuta, in cui non hai nistagmo, ma lui ti dice che gli gira tutto e sente la fullness, nell'attacco acuto bilaterale hai un'ampiezza aumentata bilateralmente e una riduzione nella fase di quiescenza. Quando hai, io ho un drop attack bellissimo, una tumarkin registrata in fase acuta, tra l'altro una collega, nel quale assisti a un'assenza alle risposte alla termica calda, un enorme aumento dell'ocular vamp, 15 giorni dopo rifatto, riduzione e normalizzazione del PRO. Una cosa che mi ha colpito nella relazione, quando ha fatto vedere la differenza in modalità di firing cellulare, quindi ora chiaramente questo porta subito a pensare a strutture centrali, considerando che molte delle funzioni della base funzionano con il network in cui varia la frequenza di discarica in funzione dell'attivazione. Per cui voglio dire, ci sono dei sistemi neurofisiologici in realtà che possano valutare il funzionamento dei nuclei vestibolari. Assolutamente, assolutamente sì. Per valutare anche il ruolo che in queste sintomatologie che sembrano essere prettamente periferiche. In realtà. Io quello che dico sempre è questo: noi non abbiamo attualmente, pensateci su quanti pazienti vengono da voi, o vengono da me, o vengono da Giampiero, vengono da qualcun altro, che noi etichettiamo come normali. Io adesso ho una percentuale di circa 20% di soggetti definiti da me normali, perché tutti questi quadri sono normali, ma loro mi raccontano di avere l'instabilità. Io penso che noi non abbiamo attualmente nessun esame che valida quello che lei sta dicendo, ovvero il ruolo della efferenza vestibolare. Perché secondo me ci sono patologie nell'efferenza, che per noi sono ancora oscure, sono dei buchi neri. E non so se noi faremo in tempo a vederla, la diagnosi di questo tipo di patologie, ma quello che lei dice è estremamente vero. La efferenza, noi non abbiamo i termini di misurazione, non sappiamo che cos'è il ruolo dell'efferenza, e probabilmente questo lavoro sulla malattia di Menier gioca un ruolo importantissimo, perché quella disinibizione, unita a quello che diceva Giampiero, è fondamentalmente un ruolo centrale. Lì ti si scatena qualcosa nel sistema efferente, per cui tu non è... Noi abbiamo ancora una cosa che è una gemma che sta per venire fuori sull'Head Impulse, ma ne parleremo quando uscirà in pubblicazione, che proprio dimostra quello che io sto dicendo. Cioè che il ruolo dell'efferenza è completamente esaltato in questo quadro. Volevo chiedere, scusa, ma veramente bellissima, se esistono studi con functional MRI che possa aver individuato, proprio questo discorso di assenza anatomica, ma già un meccanismo di compenso. Il gruppo di Brandt, che è un vostro collega, che è un mio amico, Thomas Brandt, che è un neurologo, che tra l'altro
lavora con Marlene Dietrich a Monaco, attualmente lui è in pensione, si è ritirato l'anno scorso, ha fatto 40 anni di studio ad altissimo livello. Lui si è occupato molto di functional MRI e trovatelo, perché ha 3-4 lavori fatti dalla Dietrich, Brandt in letteratura, dove si ha proprio questo ruolo del sistema efferente, del sistema di controllo centrale sulla risposta dell'effettore periferico. Prego. Bene. Vogliamo tirare le conclusioni di questa mattinata? Forse dobbiamo metabolizzare molto quello che ci ha detto Leonardo, perché sono cose nuove, cose che dobbiamo provare anche nei nostri ambulatori, nei nostri laboratori, al di là adesso del vibratore da 3.500 euro dollari, possiamo provarlo anche con un tapping magari, cominciamo con un tapping come già ci insegnavano qualche anno fa, e quindi stimoliamo questi due labirinti e vediamo che cosa esce fuori, e magari nei prossimi mesi, nei prossimi anni potremmo, come dire, seguendo quello che le ricerche che sta facendo Leonardo e che stanno facendo il gruppo australiano, magari potremmo scoprire qualcosa di nuovo sulla malattia di Meniere, perché no? Nel frattempo ringraziamo Leonardo, che è venuto da noi, e come già abbiamo fatto con Asprella il mese scorso, gli diamo questo attestato che lo nomina socio onorario di questo cenacolo di audiovestibologia. Grazie. Andiamoci qua vicini per la foto ufficiale. Chissà se ce la fa Carlo a fare la fotografia. Benissimo. Grazie. Ci vediamo il mese prossimo con Mallardi, e speriamo di non avere poi danni, problemi medico-legali, quindi cerchiamo di pararci, quindi seguiamolo Mallardi per il prossimo mese.